Io capisco che è campagna elettorale, ma continuare a prendere per il culo le aziende e i cittadini, sinceramente è un po' deludente e disarmante. Allora, sul super bonus non hanno risolto nulla, non hanno risolto nulla, infatti mi state continuando a chiamare, a scrivere, chiedendomi se è vero che è stato risolto il problema. Questo è quello che hanno approvato al Senato, hanno appena approvato un emendamento, è uscito anche Conte, che io ritengo una brava persona, ma sinceramente uscire dicendo finalmente le imprese potranno respirare, no, caro mio, le imprese non potranno respirare in nessun modo, perché anche sull'ultimo decreto gli addetti ai lavori riconoscevano solo il mio emendamento come risolutivo. Il mio emendamento riapriva, almeno per il passato, queste aziende hanno preso un impegno con i condomini, lo Stato aveva messo in piedi una norma e quindi garantiva a queste imprese la liquidità, i soldi per poter cedere appunto questi crediti, la libertà di poterli cedere a chiunque. A un certo punto arriva Draghi e gli amichetti suoi e tutti quelli che lo hanno spinto qua dentro con una norma che limita solo al sistema bancario alle cessioni, e si è bloccato tutto. Quindi l'unico modo per sbloccare, e ve l'avevo detto la prima volta che avete modificato la norma, ve l'ho detto la seconda volta, ve l'ho detto anche quest'ultima volta, anche i tecnici dicevano che l'unico emendamento era il mio che poteva risolvere il problema, per riaprire e far respirare le aziende che fra un po' falliranno, fra un po' queste aziende edili falliranno, i dipendenti, in cassa integrazione chi andrà in cassa integrazione? Gli altri magari non prenderanno più neanche un euro, oppure dovranno prendere reddito di cittadinanza, quindi altri costi per lo Stato e altre problematiche. Se non volete tutto questo, bisogna semplicemente riaprire, almeno per il passato, a tutti. Le vecchie cessioni si cedono fra tutti, senza limitazioni. Le truffe sul super bonus, prima di quelle norme, queste norme schifose che Draghi ha fatto apposta per favorire i grandi, perché solo i grandi oggi stanno lavorando, solo quelli che hanno degli agganci in banca stanno lavorando, e tutti quelli che hanno un lavoro e lo fanno in maniera onesta e non hanno amici all'interno delle istituzioni e delle banche possono morire di fame e possono fallire. Questo è il risultato che oggi ha portato le norme di Draghi. Quindi oggi il super bonus a causa di Draghi aiuta i ricchi e gli amici degli amici. Prima aiutava tutti, ovviamente prima sono arrivati quelli che conoscevano meglio le norme, ma sarebbero bene o male arrivati tutti, un sacco di condomini dove non ci sta gente facoltosa piena di soldi è riuscita a fare il super bonus. Quindi prima era per tutti, oggi è solo per pochi eletti, e questa norma qui non dice che riapre a tutti. Raga, questa norma qua dice semplicemente risolvono un problemino, perché alcune banche non volevano, torniamo sempre sulle banche, perché aiutano sempre le banche, alcune banche non volevano più liquidare queste cessioni perché la norma diceva che avrebbero anche loro avuto colpa in caso di truffa, no? Quindi sarebbero state ritenute responsabili. Con questo emendamento aiutiamo semplicemente le banche, dicendogli che è loro responsabilità solo ed esclusivamente nel caso in cui ci sia dolo o colpa grave. Quindi solo se effettivamente queste banche abbiano fatto, ed è impossibile poi quando ci sarà una causa dimostrare che ci sia stata dolo o colpa grave. Quindi il solito emendamento che favorisce le banche non aiuta le piccole imprese, aiuta solo gli amici degli amici, e mi dispiace veramente tanto, perché ritengo Conte una brava persona, che anche Conte se ne esca ora con risolto il problema sul super bonus. Aspettatevi le aziende che falliscono di nuovo in piazza, e speriamo sotto casa di chi ha messo in piedi queste norme, perché poi il fallimento, la disperazione, la sofferenza, i licenziamenti di questa gente qua lo soffrono loro, non voi qua dentro. Ciao a tutti, vi tengo aggiornati, tanto arriverà anche qui alla Camera.